tantissime le aziende abruzzesi che hanno riconvertito la propria produzione per fabbricare dispositivi di protezione individuale. Confindustria ora coordina la riconversione per assicurarsi che i prodotti siano fatti a norma. In Confindustria Chieti Pescara abbiamo attivato una task force in tal senso, abbiamo coinvolto una serie di aziende perché sono convinto che insomma nel nostro chi più chi meno deve fare qualcosa, deve mettere di suo, seguendo delle regole ben precise, adeguandoci a quelle che sono le norme. Se andiamo a leggere quello che è il decreto Cura Italia, negli articoli 15 e 16 spiega benissimo che cosa bisogna fare per attivare questo processo. Bisogna fare una distinzione ben precisa tra mascherine chirurgiche e mascherine comuni. Quindi per fare delle mascherine bisogna usare un materiale che assolutamente deve essere certificato, altrimenti diventano, come dire, non fanno il loro effetto. Qualche giorno fa è scesa in campo anche la mastodontica Fater, che ha iniziato a produrre mascherine, ma anche il settore della moda. Il problema però è reperire il materiale idoneo. La Fater in assoluto che ha la materia prima, che è il cosiddetto TNT, che è un tessuto comunque testato ed è assolutamente ideale per fare questo tipo di mascherine. Tutte le altre aziende che gravitano nel settore moda, ripeto ancora una volta, non sono in grado di fare le mascherine chirurgiche. Se parliamo di mascherine comuni, allora sì, però anche lì bisogna certificare la materia prima. La materia prima va certificata. Noi abbiamo coinvolto Assolombarda, il Politecnico di Milano, per fare questo.